A Cassarate, a pochi metri dal lago, è stato aperto un singolare negozio, il Canapaio. In vetrina, un'inconfondibile pianta a stella dalle foglie appuntite e seghettate. All'interno si vendono diversi prodotti, dalla carta ai pantaloni, dal sapone alle scarpe, tutti rigorosamente ricavati dalla lavorazione della canapa, meglio conosciuta come cannabis sativa o marijuana. In Svizzera chiunque è libero di coltivare qualsiasi varietà di canapa, purché non venga utilizzata come stupefacente. I negozianti, insomma, possono vendere tè e cuscinetti di canapa in completa buona fede. Se l'acquirente poi decide di fumarsi il contenuto, non ne sono colpevoli. La gente è interessata, ma mi domanda, ma se mangio queste tagliatelle dopo sono stonato? Insomma, la gente ha più paura che diffidenza, paura di consumare qualcosa che dopo gli potrebbe fare male. Invece non è così. Questi sono fiori di canapa di produzione dei nostri contadini del Canton Ticino, della Piana di Magadino. Assolutamente i nostri prodotti non sono destinati a uso stupefacente, perché come vede c'è anche la dicitura che è vietato aprire il sacchetto va bucato, viene normalmente bucato e inserito nell'acqua calda della vasca per dare del profumo. Lugano, via Zurigo, ore 11.30. Sette agenti della polizia entrano nel negozio Green Bulldog, che vende canapa e prodotti derivati. In mano un mandato firmato dal procuratore Antonio Perugini, che ordina la chiusura del locale e il sequestro della merce. Il reato contestato è infrazione semplice alla legge federale sugli stupefacenti. Se non si poteva vendere canapa, dovevate dirlo. Non fanno importare l'attività di incassare tasse, incassare IVA. Ma io direi che una riflessione che si può fare è quella che può fare la gente comune. Come fai a dire a qualcuno, guarda che ti stai rovinando la salute consumando certe sostanze, se la risposta che ti è data da costui è, ma come? La vendono nei negozi? Questi nuovi interventi sono comunque la conferma che si vuole dare un giro di vite al fenomeno dei canapai. Sono ora solo una ventina i negozi ancora aperti in Ticino e la loro chiusura potrebbe essere solo questione di giorni.